Questa che sta affondando è la Thunder, una nave bracconiera. Il suo equipaggio è considerato tra i peggiori pescatori di frodo al mondo e per 45 anni ha pescato illegalmente tonnellate di pesce nei mari più remoti del nostro pianeta per un valore di centinaia di milioni di dollari. La Thunder è in cima alla lista nera dell'Interpol e di diversi governi come uno dei pescherecci più pericolosi in circolazione. La sera del 17 dicembre del 2014, la nave Bob Barker dell'organizzazione ambientalista Sea Shepherd la trova. Sea Shepherd è una sorta di polizia non ufficiale che collabora con le forze dell'ordine in tutto il mondo, investigando, documentando e impedendo le attività illegali ai danni degli oceani. Hanno cercato la Thunder per anni. Ora che l'hanno trovata, non possono farsela scappare. Decisi a non mollare, iniziano un viaggio che li porterà dall'Antartico alle coste occidentali dell'Africa. Per un totale di 3 mesi e più di 11.000 miglia nautiche. Pur di non consegnarsi alle autorità, l'equipaggio della Thunder preferisce affondare la nave, facendo sprofondare le prove della loro pesca illegale. Sea Shepherd salva l'equipaggio e una volta arrivati a Sao Tomé, un'isola al largo del Gabon, lo consegnano alle autorità. I pescherecci di frodo come la Thunder stanno velocemente depredando i nostri mari. Estraggono più di 800 kg di pesce al secondo, ma resta comunque difficile stimare con precisione le dimensioni del commercio illegale di pesce. Diverse fonti parlano di un valore fino a 23 miliardi di dollari l'anno. I numeri sono, in questo momento sono abbastanza chiari. In generale un pesce su 5 sicuramente nel mondo è illegale. La quantità di pesce legalmente pescato è triplicata rispetto agli anni 60. Allora pescavamo 35 milioni di tonnellate l'anno. Oggi ne peschiamo 94 milioni. Anche la pesca intensiva, che raccoglie a tappeto tutto quello che trova, sta portando diverse specie a scomparire. I mari si stanno impoverendo. Il Mediterraneo è uno dei mari più sfruttati al mondo. In che modo stiamo sfruttando le risorse della terra e del mare? Ma soprattutto, basteranno per il futuro? Il caso della Thunder può sembrarci un esempio estremo di pesca illegale. Ma di pescherecci come lei ce ne sono centinaia. Illegal fishing is usually illegal in a couple of ways. A ship went someplace it's not allowed to go. A ship used gear, you know, that they're not supposed to use because it catches stuff that they shouldn't catch, babies or other types of species or whatever. La pesca artigianale raccoglie milioni di pescherecci molto piccoli, difficilmente controllabili, non avendo nessun riconoscimento. Fa parte di quella che si chiama pesca illegale non dichiarata, non riconosciuta. Lui è Andrea Morello, capitano di Sea Shepherd Italia. Ci ha accolto a bordo dandoci la possibilità di seguire l'equipaggio mentre perlustra in lungo e in largo il Mediterraneo. Nel mare Mediterraneo stimiamo la presenza di più di 20-30 mila FAD, nessuno lo sa, che per gli ultimi 50 anni danno dei numeri spaventosi. FAD, Fish Aggregating Devices. Si tratta di trappole illegali costruite con materiali di scarto che creano un'ombra che attira i pesci. I pescherecci li collocano in punti precisi e usano cavi per tenerli ancorati al fondale. Cioè stiamo parlando della distanza Terra-Luna due volte di polipropilene lasciato in fondo al mare, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. I pescherecci fissano la loro posizione sul GPS, così sanno dove ritrovarli quando vanno a pescare. I FAD non si trovano mai isolati, ma ciascuno è un punto che forma una linea lunghissima. È chiaro che è un'occupazione di suolo, perché qui abbiamo una linea che è perfettamente nord-sud, è fatta un GPS, vedi che le distanze sono tutte le stesse. È come se fosse un campo, un'agricoltura, non un ancoraggio. Centinaia e centinaia per centinaia di linee che fanno migliaia, solo nel nord Tirreno. Trovare e recuperare i FAD è un lavoro estenuante e richiede una pazienza infinita. Questi metodi sono tentativi disperati. I pescherecci più piccoli, che trovano sempre meno pesce, provano a fare profitto in questo modo. Non c'è più il romanticismo di uscire in mare, guardare il blu, capire dove è il pesce. Loro vanno con un GPS e sanno esattamente dove è. Non c'è più nemmeno il tema del riposo, della sfida o del riuscire
a non creare un impatto, ma in questo caso l'impatto è costante, determinato e voluto. Tutto ciò ovviamente crea un problema enorme di sostenibilità. L'assurdità è che pescare illegalmente e quindi in modo insostenibile in un primo momento porta più soldi, ma alla lunga distrugge la risorsa da cui dipendono la propria vita e il proprio lavoro. Ma come facciamo a determinare come e quando la pesca è sostenibile? Ai ricercatori servono due numeri per capire se una popolazione di pesce è a rischio. Quanto pesce di quella specie è stato pescato in un anno e quanto quella specie è in grado di riprodursi in un anno. Fondamentalmente viene tradotta in tonnellate di pesce che posso estrarre dal mare senza che ci sia un rischio più o meno alto di avere un collasso dello stock. Se quella specie in un anno non è in grado di rimpiazzare il pescato, allora la pesca di quell'anno sarà stata insostenibile. Ma questo metro di misura è stato molto contestato. Anzitutto perché non è facile sapere esattamente quanto pesce viene tolto e quanto pesce rimane in mare. La possibilità di sbagliare è estremamente alta, perché appunto i dati che mettiamo nei nostri modelli possono essere non del tutto corretti. Quindi produce anche una maggiore incertezza e una minore accuratezza nei risultati del nostro modello. Riusciamo a vedere, ad individuare la quantità di una specie quando è troppo tardi. Non riuscire a capire l'impatto della pesca legale, che negli ultimi decenni si è sempre più industrializzata, è un problema. Per assurdo, la Comunità Europea ha prima dato soldi per aumentare la propria flotta, adesso sta dando soldi per demolirla. E questa è un'assurdità, cioè una capacità di pesca troppo elevata. A un certo punto le flotte di pescherecci legali sono aumentate, in misura e quantità, per lo più in Asia. Countries are so desperate for revenue that like they're selling licenses left and right, and oftentimes the licenses don't even put a catch limit. So you come in and you take out massive amounts. Ci siamo abituati a vedere i nostri piatti pieni di pesce di ogni tipo e forma, ma anche a vedere mari sempre più vuoti. Per alcuni la soluzione sono gli allevamenti ittici, che oggi soddisfano la metà del mercato di pesce globale. Ma neanche questi da soli possono risolvere il problema. Per aumentare di un chilogrammo un tonno, noi dobbiamo dare 12 chilogrammi di acciughe o sardine. E quindi è come allevare leoni e tigri, non ha senso. Tutto quello che sto dicendo potrebbe sembrare in contrasto con i dati della FAO, che dicono che il 70% del pesce è pescato entro i limiti di sostenibilità. Ma se guardiamo bene questo grafico, la quantità di pesce sovrasfruttato è più che raddoppiata negli ultimi 50 anni. La maggior parte degli stock è massimamente sfruttata. E stock ittico massimamente sfruttato significa togliere fino all'ultimo pesce disponibile prima che una popolazione di pesce inizi a collassare. Tutte le risorse che sfruttiamo per la pesca sono risorse rinnovabili, fino a un certo punto ovviamente. Quello che non è rinnovabile purtroppo è la biodiversità. C'è un concetto che è stato sviluppato negli anni 90. Si chiama Shifting Baseline Syndrome e ci aiuta a capire perché i nostri mari sono sempre più vuoti. Semplicemente, ogni generazione si impegna a conservare l'ambiente che conosce, ma spesso non riesce a raggiungere in pieno i propri obiettivi. E così salva sempre un po' meno. Ma questo significa che generazione dopo generazione ci abituiamo a vivere con meno biodiversità intorno a noi. È una sindrome che non c'è soltanto nella biologia della pesca, ma purtroppo anche in moltissimi altri ambiti. E come stiamo distruggendo la biodiversità in mare, la stiamo distruggendo anche sulla terraferma. La biodiversità è così importante perché fa coesistere tutte le varietà di specie animali e vegetali che si trovano sul pianeta. E la biodiversità è un po' come una ragnatela. È forte finché rimane intatta, ma se rompiamo alcuni fili, l'intero sistema diventa più debole. Come in un domino, se una specie si estingue, inizieranno poi a scomparirne altre. E oggi il tasso globale di estinzione è il più alto degli ultimi 10 milioni di anni. Dal 1970 le dimensioni delle popolazioni di mammiferi, uccelli, pesci, anfibi e rettili sono diminuite di una media stimata del 68%. C'è chi dice che stiamo per entrare nella sesta estinzione di massa. E la principale causa della perdita di biodiversità è la produzione di cibo. Food right now
is the single largest driver of environmental degradation. L'impatto del cibo è iniziato ad aumentare a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale. I mean, throughout history, humans have faced starvation, famine, huge problems in accessing amounts of food that they need to feed their populations. In quel periodo avevamo paura che non ci sarebbe stato abbastanza cibo, perché la popolazione mondiale stava crescendo velocemente. And in the 20th century, there was probably the most concerted effort to solve the problem. La soluzione arriva da tre premi Nobel. I primi due sono Fritz Haber e Karl Bosch, chimici tedeschi che inventano il modo di produrre facilmente fertilizzanti, utilizzando ammoniaca. Questo consente di coltivare di più, quindi produrre di più. Oggi il processo Haber-Bosch è considerata l'invenzione più importante della storia moderna. Lo scienziato statunitense Norman Borlaug scopre come modificare geneticamente le piante coltivate, aumentandone la produttività. Queste due scoperte danno il via alla cosiddetta rivoluzione verde. C'è chi dice che se non fosse arrivata, oggi quasi la metà della popolazione mondiale non sarebbe qui. By the 1960s and 70s, we see a dramatic change in the way food is being produced, the way farmers are working, and also in the way populations around the world are eating. Ma come ogni cosa, anche questo sistema ha dei lati negativi. Scegliendo di investire sulle specie geneticamente potenziate, abbiamo smesso di coltivare la maggior parte di quelle che un tempo erano presenti nei nostri campi. Delle 6.000 specie che abbiamo sempre mangiato nel corso della nostra storia, ora ne mangiamo principalmente 9. E la metà di tutte le calorie consumate sul pianeta arriva da solo tre piante: riso, grano e mais. We now understand or appreciate the complexity of what was lost in that. And so the loss of diversity in pursuing these high-yielding crops has meant we have a more fragile system. Creando distese di monocolture, quindi sempre la stessa pianta per chilometri e chilometri a perdita d'occhio, abbiamo distrutto l'habitat naturale di moltissime specie selvatiche. Questa riduzione drammatica della diversità è dovuta al passaggio da una piccola agricoltura a un'agricoltura su larga scala e ad un commercio su larga scala. Lei è Benedetta Gori, una etnobotanica che porta avanti progetti di conservazione della biodiversità alimentare in Africa, America Latina e nel Mediterraneo. È ovvio che tu, se tu prendi da fuori una specie non nativa e la pianti, probabilmente tu dovrai darle dei fertilizzanti, dovrai fare in modo che non venga attaccata da patogeni di chissà quale natura e farà molta più fatica della varietà autoctona a crescere. Ma anche questo porta delle conseguenze notevoli. It's destroying biodiversity because it destroys insects and plants, so-called weeds, but also other forms of life too. Jane Goodall, una delle più grandi attiviste per la conservazione degli animali, dei pesticidi, pensa questo. The trouble is that this reliance on these chemicals is destroying the very soil on which we depend for our future. And this is becoming a real problem that most people don't understand. Ma il problema non è il fatto che fertilizzanti e pesticidi siano prodotti chimici, piuttosto è la frequenza con cui usiamo questi prodotti. Fertilizer applications might reduce deforestation, but it could also increase, say, water pollution, acidification, other forms of pollution. I fertilizzanti ci hanno aiutati perché in un campo delle stesse dimensioni era improvvisamente possibile produrre molte più piante, cereali e legumi. Produrre più cereali e legumi li ha resi più economici. E così ci siamo resi conto che potevamo usarli come mangime per gli allevamenti. Questo ha fatto crescere esponenzialmente il numero di animali allevati. La carne è diventata più accessibile e noi abbiamo iniziato a mangiarne sempre di più. La produzione di carne è aumentata talmente tanto che oggi sul pianeta gli animali d'allevamento superano quelli selvatici. 6 mammiferi su 10 sono bestiame. 6 uccelli su 10 sono polli allevati. E come per le piante, anche le razze degli animali d'allevamento sono sempre le stesse in tutto il mondo. Nel 1947, la catena di supermercati americana A&P indice un concorso, il Chicken of Tomorrow, cioè il pollo del domani. Per raggiungere le dimensioni giuste per essere venduto, un pollo doveva vivere parecchio e mangiare molto.
AMP sfida i produttori concorrenti a ottenere una varietà di pollo che cresca nel minor tempo possibile. Vince una varietà, la Arbor Acre, che poi subirà ulteriori interventi genetici nel corso degli anni. Si selezioneranno cioè polli sempre più grossi e più facili da macellare per via della conformazione del loro petto. Questa foto è stata scattata per uno studio che ha allevato 3 razze di polli commerciali di epoche diverse, nutrendoli e crescendoli nello stesso identico modo. Lo scopo? Misurare le loro differenze genetiche. Nella foto, tutti e 3 i polli hanno la stessa identica età, 56 giorni. Ma il pollo alla destra, che si chiama Ross 308 Broiler, una razza introdotta nel 2005, pesa 4 volte più del pollo che si trovava in commercio nel 1957, alla stessa età. Negli anni 50 si allevava un pollo in 6 mesi. Oggi si alleva in 34 giorni. Questa efficienza, però, è arrivata a un costo. I polli che mangiamo oggi crescono con problemi alle ossa, al cuore e al sistema immunitario. Dopo 25 giorni il petto diventa troppo grande e pesante, impedendogli di camminare. Ma i problemi dell'aumento della produzione di carne sono anche ambientali. La produzione di carne è responsabile per il 15% delle emissioni di gas serra totali nel mondo, per più della metà dell'acqua usata dal sistema alimentare e per il 75% dell'utilizzo di suolo agricolo. That means that natural habitat is reducing the amount of land that either nature or biodiversity or things like birds and plants and animals can use to survive. We've created almost like the Formula One of food. And so we need to get back some of that lost diversity because it gives us resilience, flexibility for the future. And it's not only wildlife that will suffer. We will too. We already are. Negli allevamenti vive un gran numero di animali, spesso immunodepressi e in pessime condizioni igieniche. Questo rende loro e noi vulnerabili ed esposti al diffondersi di epidemie. Ne abbiamo viste parecchie negli ultimi anni. Aviaria, suina, mucca pazza, coronavirus. In Cina, l'incidenza di pesti nei campi agricoli è quadruplicata dagli anni 70. Nel 2020, mentre noi ci preoccupavamo del Covid, i paesi dell'Africa orientale venivano colpiti dalla peggiore invasione di locuste degli ultimi decenni, che hanno devastato raccolti e pascoli. In Italia lo abbiamo visto in Puglia con la xylella fastidiosa, un batterio che soffoca e uccide gli alberi d'ulivo. La xylella è arrivata in Italia all'inizio del 2010 dall'America Latina. Da allora ha infettato 20 milioni di ulivi e contribuito alla desertificazione di 50.000 ettari. La xylella ha potuto diffondersi così velocemente per una ragione importante: che tra gli ulivi non c'era mai una barriera naturale, un'altra pianta che facesse da cuscinetto. Una volta attaccato un albero, poteva attaccarli tutti, a catena. E per questa malattia, ancora oggi, non esiste una cura. I ricercatori stanno tuttora cercando soluzioni che non siano l'abbattimento, che fino ad ora non ha portato a nessun risultato. La mia proprietà con la xylella ha avuto all'inizio un attacco come tutte le proprietà della zona. Noi ai nostri alberi abbiamo preferito seguire la linea del nutrimento in modo che si potessero naturalmente creare gli anticorpi e difendere dagli attacchi. È una strategia che ci dà dei risultati all'80%, non ci dà ancora il 100%, ma siamo soddisfatti. E la biodiversità è un alleato vincente. Ogni 5 alberi c'è un albero di fico, ogni 5 alberi c'è un albero di mandorlo. Guardiamoci di più intorno e rievochiamo ciò che è già stato fatto dai nostri antenati. Una metafora che mi sembra azzeccata è l'idea che ci stiamo indebitando sempre di più con il pianeta. È un po' come la crisi finanziaria del 2008. È come se stessimo prendendo in prestito dal pianeta più di quello che possiamo permetterci. Ma con la differenza che se non riusciremo a ripagare il nostro debito, non ci sarà nessun governo ad aiutarci. La Terra ci metterà migliaia di anni a ricreare le condizioni che hanno reso la nostra vita possibile su questo pianeta. E così mi è sorta spontanea una domanda. C'è un modo per riuscire a sfamare tutti senza distruggere le risorse del pianeta? Right now, based on global food production,
we could support a population of about 10 to 11 billion people. So at this point, it isn't that we have so many people on the planet, it's also what types of food are we growing that are really large drivers of food-related environmental harm. Fortunately, there are ways of conducting agriculture in different methods, and that's where we need to concentrate. Le soluzioni esistono. Sono tante, sono diverse, e devono accadere tutte insieme per funzionare. Down where we are, we should think about battles, individual battles. There are lots of battles that make up the war. And in the battles, you choose which front you're going to fight on, because it speaks to you most. Una battaglia è senz'altro riuscire a pagare dignitosamente gli agricoltori, assicurandosi che possano migliorare la loro produzione anche dal punto di vista ambientale. One of the things that we try to do is to help people living in poverty to find other ways of growing food, such as permaculture, regenerative agriculture, which is happening more and more around the world. And people need an alternative method of agriculture which works with nature and not against nature. Oggi non si può parlare soltanto di conservazione della biodiversità fine a se stessa. Oggi si deve parlare di mezzi di sussistenza. In a sense, we're better placed now to use these resources that we've inherited from our ancestors after thousands of years of farming to make use of the complexity of those systems to create more sustainable food without using as many chemicals as we need. And so, yeah, modern science applied to food traditions, I think, is where our future lies. E poi si sente spesso parlare di cibo biologico come la soluzione, ma non può esserla da solo. A very consistent result of those analyses is that there is no single type of farming system that is inherently best. It's the production practices and management practices below them that seem to make things more efficient. Il problema del biologico è che per produrre la stessa quantità di cibo abbiamo bisogno di molto più terreno rispetto ai metodi convenzionali. Not so great unless people make other changes, such as changing their diet. Per capire perché dovremmo cambiare le nostre diete, basta guardare questo grafico. Più un prodotto è in alto, più è alto il suo impatto ambientale. Ma di prodotto, lassù in alto, ce n'è soltanto uno, quello della carne di manzo e di agnello. Subito dopo in classifica, ma molto più in basso, ci sono il pesce e tutti gli altri tipi di carne. So, to put it a slightly different way, eating plants can have about 1/100th of the impact of eating things like beef or sheep or goat per unit of food consumed. There's quite a lot of evidence suggesting that if you transition to diets that are not fully vegetarian and not fully vegan, but predominantly plant-based with a little bit of meat, dairy, and eggs in most places, can reduce the impact of food on the environment by somewhere between 50-80%, depending on that environmental outcome that you care about. Per aiutare a risolvere il problema, non è necessario rimuovere completamente la carne dalle nostre diete. Basterebbe ridurne drasticamente il consumo. La stessa cosa vale per il pesce. Cioè cercare di comprare qual è il pesce di stagione, non concentrarsi sempre sulle solite specie che magari sono sovrasfruttate e cercare di variare da questo punto di vista. Adottando queste accortezze, i risultati arriverebbero. Perché il mare esplode letteralmente quando gli si dà la possibilità di farlo. Non sarà facile, ma ci riusciremo. Io sono molto positivo, sono molto fiducioso. Quando parlo di questo argomento c'è sempre qualcuno che dice che allora non si può mangiare più niente, che faccio lobbismo contro i produttori di carne o addirittura che a chi mi ascolta viene ancora più voglia di mangiarsi una bistecca. Ora, di fronte a queste informazioni siamo liberi di voltare le spalle o alzarle sperando nel meglio. Oppure potremmo fare in modo che questo sia il decennio in cui tutto cambia di nuovo. L'industria della carne è responsabile anche per deforestazione e cambiamento climatico. Siamo andati in una delle terre più divorate da questa industria, la foresta amazzonica brasiliana. Said I know, no baby, no not again. Another loss of love, another broken heart. I got to ain't got no love, alone the blues again. Hey, hear what I say, ain't got me no love. Hey, hey, hear what I say, ain't got me no love. Hey, hey, hear what I say, I'm alone again.